zona d'Italia, ieri sera eravamo nella Gordino, stasera siamo in esattamente opposti, siamo nella parte nord delle ovest delle Alpi, siamo nella zona Verbania, Cusiossola. E il relatore è Massimo Mariani del Centro Servizi Lapideo di quest'area, a cui lascio volentieri la parola. Se avete visto entrando c'è già un'esposizione di materiali che ci illustrerà, e così scopriremo anche che molti dei materiali che pavimentano le nostre case forse vengono dalla zona di Verbania. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità innanzitutto, grazie a voi di essere presenti a questa, chiamiamola conferenza, anche se vorrebbe essere più un incontro di racconto da parte mia di che cosa sono le pietre naturali e di presentazione delle pietre naturali della zona da cui vengo, che è appunto il Verbano Cusiossola, estremo nord del Piemonte. Dopo vedremo anche una cartina per inquadrare meglio la zona. E rispondere eventualmente a vostre curiosità, domande, non abbiate timore di interrompermi o intervenire, perché non sapendo da chi è composta la platea, avevo preparato questa presentazione, io sono stato abbastanza generico, per cui ci sono probabilmente delle informazioni che non conoscete, altre che conoscete, non so in che grado, quindi se volete interrompermi non c'è nessun problema. Soprattutto alla fine, l'ultima parte, invece di essere una presentazione così con le slide, la faremo vera, nel senso che ho portato alcuni campioni sui quali vorrei che metteste gli occhi e anche le mani per rendervi conto di che cos'è la pietra naturale e come la si può lavorare. Ho dato, vi visto il titolo della mostra e di questo evento che hanno organizzato, Cristalli e Raggi X. Ho provato a dare un titolo un po' inerente al tema, un pochino simpatico: La pietra naturale, una torta di cristalli. Vedremo il perché man mano che proseguiamo nella nostra chiacchierata. Il nome pietra naturale. Potrebbe sembrare scontato chiamare naturale una pietra. In realtà penso vi sarete accorti anche voi su riviste magari anche di casa, di design, di costruzioni, quanti materiali da costruzione vengono spacciati per naturali, dicendo questo è bio, questo è assolutamente antibatterico, pulito, non so, la ceramica piuttosto che calcestruzzi, mattoni, come se fossero cose naturali, quando invece assolutamente non lo sono. A differenza della pietra, come la vedremo oggi, che è un materiale assolutamente disponibile in natura, come lo vedete poi posato in opera all'interno delle vostre case o all'interno di opere pubbliche. Quindi il settore cerca di spingere cliente, chiamiamolo così, comunque l'utilizzatore, ha un ragionamento verso il fatto che stiamo parlando di uno dei due materiali forse che davvero sono naturali nelle costruzioni, la pietra e il legno. Tutto il resto sostanzialmente è fabbricato in qualche modo, e sebbene magari anche con ingredienti naturali, ma è l'uomo che lo ha costruito. La pietra naturale no, viene semplicemente estratta, tagliata, messa in opera. Anche il legno, ad esempio, un conto è il legno massello naturale, un conto sono i trucciolati, di cui ormai abbiamo ad esempio un punto di questo tavolo, che il naturale hanno nel conto. Il nome può essere anche variato su pietra ornamentale, in questo caso evidenzia l'uso delle pietre come materiale da costruzione e decorazione. Oppure il termine inglese che è dimension stone, cioè evidenziano il fatto che si tratta, che stiamo parlando di prodotti per l'edilizia, quindi con determinate caratteristiche geometriche, okay?
sebbene sia un materiale naturale, gli inglesi cercano di far capire che stiamo parlando di un qualcosa che volendo può assumere tutte le dimensioni di cui il cliente ha bisogno. Nella foto vedete un deposito di lastre, okay? Quelli sono semplicemente dei semi lavorati, per cui il materiale pietra che è stato tolto dalla cava, dalla montagna, ed è stato come prima fase di lavorazione tagliato in lastre di dimensioni anche notevoli, stiamo parlando magari di 2,5 metri per 1,5 metri, le dimensioni dipendono dal tipo di utensile che viene utilizzato per lavorarle e dalla possibilità di trasporto, quindi normalmente si utilizzano dei camion non per trasporto eccezionale, quindi le dimensioni devono essere abbastanza limitate, sebbene comunque non indifferenti. Da quelle poi si possono ritagliare pezzi di tutte le dimensioni, tutte le forme che immaginate. Stiamo parlando comunque del materiale da costruzione sostanzialmente più antico. La pietra è stata utilizzata dall'uomo fin da quando ha iniziato a costruire, quindi è un materiale che è indissolubilmente legato alla storia dell'uomo e della terra. Della terra perché deriva direttamente dalla natura, dalle montagne o dai giacimenti che possiamo trovare in natura, e l'uomo l'ha sempre utilizzato nelle sue costruzioni. Che cos'è? Pietra naturale sostanzialmente è il nome commerciale che noi diamo a una roccia, ok? Dal punto di vista della composizione, la pietra naturale è una roccia. È sempre vera questa affermazione? Sì e no, nel senso che sicuramente tutte le pietre naturali usate nelle costruzioni sono delle rocce, ma non tutte le rocce sono delle pietre, cioè non tutte le rocce possono essere utilizzate a scopi di edilizia, a scopi ornamentali, a scopi di costruzione, perché per farlo abbiamo bisogno di particolari proprietà tecniche e anche estetiche, cioè ci deve piacere, deve essere adatta al luogo dove la vogliamo impiegare e deve avere anche delle proprietà tecniche, deve essere sufficientemente resistente, magari non deve assorbire troppo l'acqua o altri liquidi per non che si manchi, deve resistere al gelo, deve resistere magari agli attacchi acidi se per caso vogliamo che contenga determinati liquidi e così via. Quindi non tutte le rocce possono essere adattate come pietra naturale, pietra ornamentale, è vero però ovviamente il contrario. Ma le rocce sostanzialmente che cosa sono? È una definizione che potete trovare anche in rete dal sito della Trekkai. È un aggregato di minerali che in masse più o meno elevate entrano a far parte della crosta terrestre. Le rocce sono per lo più eterogenee o composte in quanto formate da diverse specie mineralogiche. Poi andate avanti a leggere da soli se volete. Quello che mi preme sottolineare è che di fatto una roccia è un insieme di minerali. Questi possono essere di diverse tipologie, possono essere anche di un'unica tipologia, ma di fatto è un aggregato di minerali. Andiamo quindi a vedere che cos'è un minerale. Un minerale, sempre la definizione della Treccani, è ogni sostanza organica o inorganica, solida o fluida, chimicamente e fisicamente omogenea con una composizione chimica ben individuabile facente parte dell'atmosfera terrestre. Quindi attenzione, minerali, non stiamo solo parlando di quelli che potete vedere nella mostra, ma anche nella mostra in realtà vi viene evidenziato come i cristalli non siano per forza i minerali, okay? Ma ci siano anche cristalli organici o di altra natura. Però l'importante è per noi, per il materiale roccia, che il minerale è anche una sostanza inorganica, solida, chimicamente e fisicamente omogenea. Quindi ha delle particolarità chimiche e delle particolarità fisiche, cioè ha delle caratteristiche tecniche.
la genesi dei minerali, che sono per la massima parte sostanze allo stato solido, amorfe o cristalline, e quindi entriamo proprio nel discorso dei cristalli, che adesso andremo ad approfondire come state facendo con questo evento, ed è legato principalmente a processi di consolidazione di masse fuse, quindi un fuso che diventa solido, e alla deposizione da soluzioni acquose, quindi dentro l'acqua ci sono delle sostanze che precipitando vanno a diventare un solido, oppure trasformazione da una fase già solida in un'altra della stessa composizione di composizione diversa. Quindi ci sono molte modalità con cui si possono formare i minerali. Dopo, per quanto riguarda le rocce, lo vedremo un pochino più nel dettaglio. Quindi abbiamo detto, la roccia è un insieme di minerali. I minerali sostanzialmente sono dei cristalli. Che cosa sono i cristalli? I cristalli sono una porzione di materia allo stato solido chimicamente e fisicamente omogenea che ha forma poliedrica, cioè, come si vede lì, anche di dimensioni gigantesche, è un pezzo di solido che ha una determinata forma e ha determinate caratteristiche fisiche. Ok? Sostanzialmente all'interno, se noi potessimo vederla con un microscopio, magari proprio i microscopi elettronici che riescono ad arrivare fino ad individuare l'atomo e le particelle subatomiche, noi ci accorgeremmo che anche in un minerale così gigante esiste una struttura atomica ben definita, con particolari caratteristiche di dimensioni e orientazioni delle particelle, che viene riprodotta all'infinito, tanto che questa cosa microscopica ha la stessa forma di quella che poi arriva ad essere anche un cristallo, magari di dimensioni quasi umane o anche oltre quelle umane. Okay? Quindi è molto importante sapere che la forma finale di un cristallo è data dalla sua struttura interna, dell'infinitamente piccolo, quindi della distribuzione degli atomi all'interno della sua struttura. Questo è il cristallo. Volendo approfondire, sostanzialmente possiamo osservare che quando una sostanza, la prima fluida, come potrebbe essere l'acqua, passa a quello che abitualmente si chiama solido, ad esempio il ghiaccio, possiamo avere due casi distinti. O il cambiamento è accompagnato da uno speciale ordinamento delle particelle, come abbiamo detto prima, quindi riusciamo a riconoscere un'orientazione delle particelle all'interno di questa struttura, e allora in questo caso abbiamo una sostanza che si dice cristallizzata, e ritorniamo alla parola cristallo. Oppure la sostanza conserva dopo l'irrigidimento i caratteri particellari dei fluidi e allora è amorfa. Okay? Quindi la differenza tra un cristallo e una sostanza amorfa è che un cristallo è una particella in cui riusciamo a riconoscere una struttura, un'organizzazione interna. Un qualcosa di amorfo invece è come se continuasse a essere allo stato liquido. Questo succede, ad esempio, nelle rocce, lo vedremo anche dopo, quando si solidifica una lava improvvisamente appena uscita da un vulcano. Okay? Quindi voi avete un fluido che contiene delle sostanze che potrebbero trasformarsi in cristalli, ma siccome il raffreddamento avviene estremamente in fretta, otteniamo quello che si chiama in gergo un vetro vulcanico, cioè una massa sostanzialmente informe che non ha una struttura, non ha un'organizzazione interna delle particelle, è come se fosse un fluido duro. Okay? A noi però interessano i cristalli, quindi abbiamo verificato che una roccia è un insieme di minerali, questi minerali sono dei cristalli e i cristalli sono delle particelle di materia con un'organizzazione. Questa organizzazione è fondamentale perché dà al cristallo particolari proprietà che
possono magari anche essere diverse a seconda della direzione in cui lo guardiamo o in cui lo utilizziamo. E queste caratteristiche tecniche del singolo cristallo, del singolo minerale, andranno poi a governare le caratteristiche della roccia e quindi della nostra pietra naturale. Cioè tutto questo discorso che abbiamo fatto è per capire che se una roccia è diversa dall'altra è perché l'infinitamente piccolo che ci sta dentro è diverso. Ok? Quindi per capire come mai alcune rocce sono fatte in un modo, altre sono fatte in un altro e hanno delle caratteristiche tecniche diverse, dobbiamo risalire alla loro natura, alla loro formazione, alla loro composizione. Ok? Quindi i cristalli sono sostanzialmente porzioni di materia dotata di omogeneità reale e di particolari proprietà vettoriali. Proprietà vettoriali è quello che dicevamo prima, cioè se questo fosse un cristallo, l'organizzazione interna degli atomi fa sì che probabilmente in questa direzione, cioè lungo questo vettore, ho delle caratteristiche tecniche che sono diverse da questo vettore. Questo andrà a influenzare sia le caratteristiche del mio cristallo, del mio minerale, sia le caratteristiche di una roccia che dovesse essere l'insieme di tanti cristalli fatti così, perché l'insieme caratteristiche tecniche in questa direzione sarà diversa da questa direzione. Questo permetterà di tagliare, lavorare, posare e abbellire le pietre naturali magari solo in certe direzioni e non in altre. Cioè la struttura dell'infinitamente piccolo, la struttura del cristallo, la struttura degli atomi va ad influenzare anche la lavorazione nelle cave di blocchi che hanno dimensioni sovrumane, magari grosse come questa stanza. Quindi lo studio portato avanti ormai da secoli dalla cristallografia è stato utile e fondamentale anche per arrivare a lavorare un materiale che nella vita di tutti i giorni a noi sembra banale, perché dice vado a rompere un sasso. Attenzione, cioè a seconda della sua natura più piccola, quel sasso avrà determinate caratteristiche che governano il modo in cui io dovrò andare a lavorare. Quindi non sono io, umano, che decido come andare a lavorare la pietra, ma è la pietra che con le sue caratteristiche mi spiega, se sono capace di osservarla, come devo andare a toccarla, tagliarla, lavorarla, affinché mi dia le caratteristiche che io desidero. Quindi, sostanzialmente, ricapitolando, abbiamo detto che la pietra naturale è una roccia. La roccia è un aggregato di minerali, quindi un insieme di minerali. I minerali sono per la massima parte delle sostanze allo stato solido cristalline e un cristallo è una porzione di materia dotata di omogeneità reale di particolare proprietà vettoriale. Quindi di fatto siamo partiti dalla pietra naturale e siamo arrivati a dire che la nostra pietra non è altro che una torta di cristalli. E ritorniamo al titolo di oggi. Una torta di cristalli nel senso che come una torta l'aspetto finale, il gusto finale, la durezza, la dolcezza dipende esclusivamente dagli ingredienti che io ci ho messo dentro. E per noi nella roccia gli ingredienti sono i cristalli dei minerali. Quindi ogni roccia, ogni pietra naturale ha una sua caratteristica particolare che dipende dai suoi ingredienti. In quella foto, ad esempio, vedete delle montagne in Cina dove l'evidenza delle differenze tra una roccia e l'altra è data addirittura da dei colori che sembrano quasi pitturati, disegnati, come se fosse qualcosa di finto e di artistico. In realtà abbiamo solo una accanto all'altra una quantità di rocce estremamente diverse, particolarmente colorate, la cui forma, la cui dimensione, le cui caratteristiche dipendono esclusivamente da ciò che le compongono. Quindi
io posso essere un bravissimo cuoco, però per fare una torta di pane ho bisogno del pane. Se ho della frutta, farò una torta di frutta. E così la natura ha fatto con le rocce. Quindi abbiamo a che fare, quando parliamo di vita naturale, con non un materiale solo, ma un'infinità di materiali, ognuno con le proprie caratteristiche tecniche e estetiche diverse. Quindi non pensiamo di dire ma Gloria è di pietra, ma dobbiamo capire che pietra è, che caratteristiche è, ha, come può essere lavorata, come può essere lucidata, come può essere resa impermeabile, se può essere utilizzata in esterno, in interno. Ogni caratteristica dipende dall'ingrediente che ha. Dopo questa introduzione in cui sostanzialmente abbiamo capito che una roccia è un insieme di piccole cose, di cristalli, vediamo come questi piccoli cristalli fanno per mettersi insieme, cioè come nascono le rocce, che tipi di rocce ci sono. Abbiamo una classificazione scientifica e vedremo poi al termine della presentazione che c'è anche una classificazione commerciale che molto spesso cozza perché non vanno tanto d'accordo. E abbiamo appunto una classificazione scientifica che si basa sulle modalità di formazione, cioè i geologi, che sono i maggiori studiosi delle rocce, ma comunque gli scienziati in genere, hanno deciso di classificarle, quindi dargli un nome, di identificarle, in base a come si sono formate, quindi non all'aspetto che hanno alla fine, ma all'origine che hanno avuto. E se ne riconoscono sostanzialmente tre macro insiemi. Il primo è quello delle rocce magmatiche, o in termine più tecnico igneo. Il secondo è quello delle rocce sedimentarie. Il terzo è quello delle rocce metamorfiche. Già solo da quelle tre immagini vi accorgete che anche l'aspetto estetico è estremamente diverso. Adesso vediamo nel dettaglio le tre formazioni e il perché sono così diverse. Partiamo dalle rocce magmatiche o ignee. Derivano sostanzialmente dalla solidificazione di una massa silicatica fusa. Silicatica, per chi non apprezza i termini, contiene del silicio. Okay? Quell'immagine è un qualcosa che forse abbiamo un po' visto tutti, cioè all'interno della Terra, sotto la crosta, come vediamo, solida e fredda e immobile, esiste disponibilità di materiale allo stato fuso, che è quello che poi normalmente noi siamo abituati a vedere uscire da un vulcano. Okay? Questo materiale c'è sempre, è sempre disponibile al di sotto della crosta terrestre. Può solidificarsi in profondità, come può eruttare e uscire da un vulcano e quindi solidificarsi come lava. Abbiamo appunto queste due possibilità. La prima, cioè la solidificazione in profondità, è un processo lentissimo che richiede milioni di anni. Sostanzialmente da una profondità molto elevata che garantisce un apporto di temperatura altrettanto elevato, la massa rimane e quindi la massa rimane fusa, tende a risalire senza arrivare in superficie, posizionandosi in un luogo della crosta terrestre che è un pochino più freddo rispetto al posto da dove si è originato e quindi ha la possibilità, raffreddandosi, di solidificare. Ci mette però milioni di anni. Grazie a questo tempo lunghissimo, le sostanze chimiche contenute all'interno del magma, perché così si chiama questo fluido, ha la possibilità di prendere un certo ordine e di trasformarsi in uno o più infiniti cristalli, come abbiamo visto prima.
Questo tempo non ce l'ha quando la roccia, il magma, si solidifica in superficie, cioè quando erutta da un vulcano, passa da una temperatura estremamente alta a temperatura ambiente che per lui è bassissima e tende a solidificare a pochissimo tempo, in giorni o in settimane. Più veloce è il tempo di raffreddamento, meno possibilità hanno le particelle chimiche di ordinarsi e mettersi in una struttura per creare dei cristalli. Quindi non avremo più una materia cristallina o una roccia che è un insieme di minerali, ma avremo una sostanza amorfa, come abbiamo visto prima, cioè quel vetro vulcanico di cui parlavamo. Quindi un materiale nero, scuro, in cui non riconosciamo nessuna particella con una forma, in cui non riconosciamo determinate caratteristiche fisiche a seconda di dove la guardiamo, ma è tutto uguale, come se fosse un liquido duro. Questi due gruppi che vi ho raccontato, quindi raffreddamento lento in profondità, stiamo parlando di rocce intrusive, raffreddamento veloce in superficie, stiamo parlando di rocce effusive. Ok? Quelle che escono sono quelle effusive, quelle che si solidificano all'interno della Terra sono intrusive. Come facciamo ad avere possibilità di toccare queste rocce intrusive, visto che si formano al di sotto della superficie terrestre? Grazie alla formazione delle montagne, grazie all'erosione, cioè i movimenti della crosta terrestre tendono a portare in superficie dei materiali che magari si sono formati al di sotto della superficie stessa. Questo principalmente avviene quando si formano le montagne. La zona del trapanocosi ossola, di cui parleremo più avanti, di cui vedremo i materiali, è una zona ad alto movimento tettonico, quindi è proprio nel cuore delle Alpi, in uno dei posti del mondo che si sta muovendo di più e più in fretta. Okay? Grazie a questo sono venute in superficie delle rocce che altrimenti non avremmo mai conosciuto, perché si sono formate al di sotto della crosta terrestre. Queste rocce, guarda caso, alcune di queste rocce hanno delle caratteristiche tecniche e estetiche che sono piaciute all'uomo, che ha imparato ad utilizzarle per lavorarle e sono diventate le pietre naturali da costruzione che dopo riusciremo a vedere. Qualche informazione sulle rocce ignee intrusive, magmatiche intrusive di cui stiamo parlando. Di solito sono completamente cristalline, cioè quelle che si formano in profondità hanno poi un aspetto in cui io riesco a riconoscere i singoli cristalli, i singoli minerali che la compongono, anche a occhio nudo. Qui avete tre esempi. Colori diversi, minerali diversi, però una caratteristica in comune che è quella di poter distinguere il singolo cristallo. Dopo lo vediamo anche nei campioni a mano. Questa è una foto molto ravvicinata di un granito, che è una di queste rocce magmatiche intrusive. Vedete che potete riconoscere senza grosse difficoltà, adesso la foto forse non è chiarissima, ma questi minerali grigio scuri sono quarzo, questo minerale bianco è fespato, quello nero è la biotite, abbiamo poi il rosa, in questo caso un granito rosa, quindi il fespato potassico ha preso questa colorazione e riusciamo a riconoscere anche lui. Poi dopo ne vediamo uno in un campione a mano. Però è evidente come ognuna di queste particelle sia un singolo cristallo. Abbiamo poi degli esempi di rocce sempre ignee, ma in questo caso effusive, cioè derivanti dalla solidificazione delle lave che sono uscite dal vulcano e si sono raffreddate in poco tempo. Questo poco tempo non gli ha dato la possibilità di formare cristalli, quindi sono o parzialmente cristalline, cioè in una massa ossa, rosa, in cui non riusciamo a riconoscere nessuna particella, vediamo dei cristalli bianchi, quindi
ci sono dei minerali che sono riusciti a cristallizzare, altri no, oppure completamente prive di cristalli, materiale completamente nero, un vetro vulcanico. Spesso questo raffreddamento è accompagnato da una grande perdita di gas, cioè all'interno del magma esiste il gas, quando si raffredda questo gas tende ad uscire, uscendo crea dei buchi, ok? Perché delle bolle di gas che se ne vanno lasciano una porosità. Questa è un'altra caratteristica tipica delle rocce effusive, che non abbiamo invece in quelle di prima, che hanno avuto tutto il tempo per cristallizzare e tutto il tempo per riempire ogni spazio, anche quello lasciato libero dal gas. Fine del primo gruppo, passiamo al secondo, quindi rocce ignee magmatiche, cioè il raffreddamento di un magma, lo accantoniamo per un momento, e passiamo alle rocce sedimentari. Lo dice la parola stessa, derivano dall'accumulo di sedimenti. In questo caso è rappresentata una sezione della crosta terrestre a partire dalle montagne, con un fiume, una zona di mare basso, una scarpata e un mare molto profondo. Ognuna di queste zone è una potenziale, è un potenziale luogo di accumulo di materiale. Accumulo di materiale, vedremo di che tipo, che nei milioni di anni andrà a formare delle rocce. Com'è possibile questa cosa? Ce lo spiega un pochino la nomenclatura, quindi il termine sedimentario deriva da sedimentum in latino, che significa deposto, cioè la decantazione di materiale solido all'interno di un fluido. Tendenzialmente questo fluido è l'acqua sul nostro pianeta, okay? Quindi è più facile che si deponga del materiale se trasportato dall'acqua, fino a quando l'acqua ha l'energia sufficiente per sospingerlo, rimane in sospensione, quando l'acqua si quieta tende a depositare sul fondo, che può essere di un fiume, di un lago, di un oceano. Cosa succede? Che quando questo accumulo di particelle raggiunge uno spessore elevato, stiamo parlando di milioni di anni, quindi la difficoltà della mente umana di capire che singoli granellini di sabbia depositati sul fondo del mare in milioni di anni riescono ad arrivare a metri di spessore. Quando raggiungiamo uno spessore adeguato, gli strati sovrastanti schiacciano il materiale che c'è sotto e da una sabbia sciolta, per semplificare, diventa un materiale compatto, ok? Diventa sempre più duro perché viene schiacciato. Questo fenomeno di schiacciamento unito a delle sostanze chimiche presenti nell'acqua che sono in grado di cementare il materiale fa sì che da un semplice sedimento sciolto si passi a una roccia dura come la conosciamo. Quindi sostanzialmente il processo è semplicissimo. Ho del materiale in sospensione nell'acqua, viene sedimentato sul fondo, si schiaccia, ci sono delle sostanze chimiche nell'acqua che tendono a unirlo, a renderlo cementato. Quindi sostanzialmente stiamo parlando quasi di un calcestruzzo, che magari siete abituati a conoscere nelle ricostruzioni, dove abbiamo dei grani che sono dati dalla sabbia e dalla ghiaia, e da una sostanza che li tiene insieme che è il cemento. Nelle rocce sedimentari questo cemento normalmente, nel 90% dei casi, è carbonato di calcio. Carbonato di calcio che finché è in sospensione nell'acqua è innocuo, quando si deposita tra un grano e l'altro diventa duro come la calce e sostanzialmente cementifica il mio materiale trasformandolo in una roccia sedimentaria. Anche qui, come nelle rocce ignee, possiamo distinguere due gruppi principali. Semplifico un po' perché ce ne sarebbero altri, ma i principali sono questi. Le rocce clastiche e le rocce chimiche o organogene. Clastiche si intende con delle particelle molto
immaginate della ghiaia, per dire, è un crasto, in termini tecnico, oppure chimiche, cioè quella precipitazione di carbonato di calcio che, di cui abbiamo parlato prima, può o cementare dei crasti, e quindi darmi delle rocce plastiche, oppure essere l'unico componente della roccia, e quindi la sedimentazione è fatta esclusivamente da questo cemento, che non ha nulla attorno al quale depositarsi e tenere insieme, ma semplicemente sta insieme da solo, come se invece nel calcestruzzo avessi un pezzettino di cemento, fatto solo di cemento, senza la sabbia e senza la ghiaia. Che differenze abbiamo? Le rocce plastiche possono avere gli elementi, cioè i crasti, cioè questa sabbia e questa ghiaia, costituita da natura diversa, nel senso che se ciò che si deposita proviene da tutte queste montagne, probabilmente io riesco a portare via un pezzo di granito, una sabbia, un calcare, un'altra particella dall'altra parte, tutto confluisce nel mio mare poco profondo e poi a un certo punto si sedimenta tutto assieme. Ma siccome la natura originaria è diversa, anche la roccia finale sarà costituita da materiali diversi. Normalmente, come abbiamo detto, il legante comune è il carbonato di calcio, ma ci possono essere anche altre sostanze, silice, dolomite, gesso, sono altre sostanze che tendono a cementare la roccia. E possiamo avere delle rocce molto dure, quindi molto cementate, come se ci fosse molto cemento nel nostro calcestruzzo, o delle rocce molto deboli, quindi con tanti crasti, quindi con tanta sabbia e tanta ghiaia, ma poco cemento, che gli darà delle caratteristiche tecniche un po' peggiori, quindi sarà una roccia magari meno resistente. Per riconoscerle, poi tra di loro hanno una grossa importanza le dimensioni, la forma di questi componenti e la composizione degli stessi, quindi la natura chimica dei pezzi che la compongono. Facciamo degli esempi, così è più semplice da capire. Questa è una roccia sedimentaria classica e si chiama breccia. È sostanzialmente un insieme di ghiaia, vedete questi pezzettini qua? Cioè dei pezzi di un'altra roccia che sono stati smantellati e fatti cadere tutti nello stesso ambiente di deposizione, tenuti insieme da un qualcosa di molto fine che noi andiamo a chiamare cemento, ma che potrebbe essere una qualunque sostanza, carbonato di calcio, gesso, quelli che abbiamo visto. Possiamo avere anche una breccia che si chiama fossilifera, cioè i componenti non sono una ghiaia, non sono dei pezzi di roccia, sono dei fossili. Cioè, probabilmente questa roccia si è formata grazie alla deposizione di gusci di conchiglie. Quindi in questo caso magari eravamo in un mare poco profondo, vicino a una barriera corallina. Lo smantellamento della barriera corallina ha portato le conchiglie sul fondo. Nel corso dei milioni di anni queste conchiglie sono diventate delle particelle di una roccia. Abbiamo un conglomerato che di fatto è uguale alla breccia se non per la forma degli elementi, okay? Mentre qui abbiamo delle ghiaie spigolose, qui abbiamo delle ghiaie arrotondate, per cui qui potrebbe essere accaduto che c'è stata una frana e quindi abbiamo, potete immaginare, un accumulo di frana, i sassi che si spaccano tendono ad avere gli spigoli vivi. Nell'altro caso potrebbero essere dei sedimenti di un fiume, quindi una ghiaia trasportata, che ha avuto tutto il tempo di arrotondarsi prima di arrivare al mare, depositarsi e trasformarsi in roccia. Quindi anche la forma di ciò che c'è dentro in una roccia sedimentaria ci fa capire qual è stato il suo processo di formazione, cioè qual è stata la sua storia. Io potrei immaginarmi una favola su come quelle ghiaie arrotondate sono arrivate nel posto dove poi alla fine ho trovato la mia roccia, magari dopo milioni e milioni di anni di trasporto.
un altro tipo di roccia sedimentaria da Alemania. La differenza tra quelle di prima è che i costituenti non sono più una ghiaia, non sono più di dimensioni visibili a occhio nudo, ma era una sabbia, e quindi la dimensione delle particelle è molto piccola, e quello che io vedo è un materiale quasi omogeneo, come se io non fossi in grado di riconoscere le singole particelle, se non con una lente o con un microscopio. Andiamo ancora nel più fine. In questo caso stiamo parlando di una siltite, che vuol dire una roccia costituita da granelli così piccoli che sono quelli delle dimensioni delle argille. Quindi ci vuole un bel microscopio per riuscire a distinguere i singoli granellini. Capite, anche solo guardandole, che probabilmente il comportamento di questi materiali, le caratteristiche tecniche di questi materiali, sono diversi in base a quello che contengono. Cioè, sarà molto più omogeneo un materiale come questo che un materiale come questo. Cioè, se io vado a dare una martellata a questo materiale, probabilmente se colpisco una ghiaia non succede niente. Se colpisco tra un pezzo di ghiaia e l'altro, il materiale magari si rompe. In questo caso non ho delle superfici così nette dove andare ad aprire il materiale, dove andarlo a rompere. È come se questo fosse fatto, fosse molto più unito, ok? Come se fosse un cemento solo. In realtà anche qui abbiamo delle particelle, però sono molto molto piccole. Finito con le rocce sedimentari e classiche, il secondo gruppo era chimiche organogene, cioè non abbiamo dei pezzettini di qualcosa dentro, sono fatte solo dal cemento che si è depositato dall'acqua, in questo caso carbonato di calcio. In questo è un carbonato di calcio in cui sono rimaste impronte di alcune conchiglie, quindi comunque vuol dire che il carbonato che si è depositato deriva da organismi morti. In questo caso invece è semplicemente carbonato di calcio depositato, okay? Come se fosse del cemento messo in sospensione in una bacinella, piano piano decanta, arriva in fondo e col tempo si asciuga e diventa solido. Vedete che le differenze estetiche, e vi assicuro anche tecniche, perché se proviamo a lavorare in tutti questi materiali uno ha una caratteristica diversa, sono molto ben distinguibili, okay? Cioè, stiamo parlando sempre di pietra, stiamo parlando sempre di roccia, ma effettivamente non c'è nessun paragone possibile tra quest'ultimo materiale e questo. Eppure stiamo parlando di pietra, stiamo parlando di roccia, stiamo parlando anche di roccia all'interno dello stesso gruppo, cioè sedimentari, roba che si è deposta sul fondo di qualcosa. Passiamo all'ultimo gruppo. Avevamo detto di averne tre: le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie, le rocce metamorfiche. Che cos'è una roccia metamorfica? Il metamorfismo è il fenomeno che trasforma una roccia in un'altra grazie al cambiamento di pressione e temperatura. Cioè, prima di avere una roccia metamorfica, io ho già una roccia. Quindi posso avere una roccia magmatica, una roccia sedimentaria, che vengono portate nel corso della loro vita a pressioni e temperature diverse da quelle che le avevano formate, e loro si trasformano in un altro tipo di roccia. In questo caso abbiamo uno spaccato di terra, nel senso è come se facessimo uno scavo molto molto profondo qua in mezzo, per andare a vedere cosa c'è al di sotto della crosta terrestre. E vediamo che se portiamo della roccia vicino a un magma fuso si può scaldare,
se portiamo della roccia a grande profondità aumenterà la pressione. Se portiamo la roccia vicino a delle superfici di movimento, che sono questi tagli rossi, la roccia subirà uno stress, subirà uno spostamento. Tutto l'insieme di queste modifiche che la natura porta a fare le rocce è in grado di trasformarle da una roccia con un granito a una roccia completamente diversa, con un gneiss, che dopo vedremo cos'è, ma è sempre la stessa cosa. È un po' come noi che invecchiamo, ok? A seconda delle condizioni in cui invecchiamo, possiamo invecchiare tra virgolette bene o male, e quindi avere un aspetto di un certo tipo o di un altro dopo un tot di anni, ok? Per le pietre naturali, ciò che governa questo invecchiamento può essere una pressione, una temperatura o un movimento più o meno forte. Tutte le rocce viste in precedenza possono essere trasformate. Quindi quelle che abbiamo visto prima, se portate ad alta pressione e alta temperatura, possono cambiare, possono diventare un'altra cosa. Il prodotto finale dipenderà dalla pressione e dalla temperatura che hanno incontrato. Ad esempio, i calcari che abbiamo visto prima, tipo la foto di destra è un calcare, okay? Si trasformerà in un qualcosa che conoscete bene, che è il marmo. Avrete sicuramente sentito parlare di marmo, è il materiale con cui è costruito il Duomo di Milano, ad esempio, che tra l'altro viene dalla nostra zona, della Romana Cusiossa, dove c'è una cava dedicata all'estrazione esclusiva del materiale per tenere mantenuto il Duomo di Milano, quindi non può essere utilizzato per nient'altro, è di proprietà dell'inerente fabbrica del Duomo, perché prima o poi finirà e quindi non si vuole sprecare per altre costruzioni. Il famoso marmo di Candonia era in origine un calcare che è stato portato ad alta temperatura, ad alta pressione durante la formazione delle Alpi e si è cristallizzato, è diventato un'altra cosa. Okay? Però studiandolo, anche con metodi cristallografici, di ricerca scientifica, eccetera, si è scoperta la sua storia pregressa. Attenzione, di milioni di anni, perché per avere un marmo dobbiamo avere un calcare, quindi dobbiamo avere una situazione di mare, magari basso, quindi significa che dove adesso abbiamo montagne di 4.000 metri di altitudine, un tempo c'era un mare, chissà quanti milioni di anni fa, dove si era deposto questo cemento calcareo, che in milioni di anni si è trasformato in una roccia dura, il calcare, che grazie alla formazione delle Alpi si è trasformato poi in un marmo che noi abbiamo cavato, tagliato, lavorato, decorato e ci abbiamo costruito il Duomo di Milano. Quindi abbiamo in Piazza del Duomo probabilmente un pezzo di fondo oceanico di qualche milione di anni fa. Le arenarie e i sentiti, che sono le altre rocce sedimentarie che abbiamo visto prima, quelle più fini, si trasformano in quarziti ardesie dopo il processo metamorfico. I graniti si trasformano in gneiss. Questo vi faccio vedere anche come. Abbiamo prima un granito, quindi un materiale in cui roccia lignea intrusiva, quindi si è creata milioni di anni sottoterra. Ha avuto tutto il tempo di cristallizzare, quindi io riconosco ogni singolo minerale presente. Questa stessa roccia viene portata ad alta pressione, viene schiacciata, viene portata ad alta temperatura che rende i minerali non fluidi ma malleabili, e l'aspetto finale è una roccia costituita dagli stessi minerali, ma distribuiti in bande sottili,
dove la natura è riuscita a dividere i minerali chiari dai minerali scuri, perché hanno avendo caratteristiche tecniche diverse, i singoli minerali, i singoli cristalli, vi ricordate quello che abbiamo detto all'inizio, cioè ogni tipologia di cristallo, ogni tipologia di materiale ha le sue caratteristiche diverse da quelle di qualunque altro. Questi cristalli reagiscono in maniera diversa alla stessa pressione, alla stessa temperatura, e si sono distribuiti su bande diverse che hanno dato alla roccia finale delle caratteristiche diverse a seconda di dove io vado ad intervenire. Cioè, ogni punto di contatto tra queste strisce chiare e queste strisce scure sarà un punto di debolezza, perché io ho un punto dove si separano due tipologie di cristalli diversi. Allo stesso tempo, la roccia in questa direzione avrà una resistenza molto elevata, perché vado a insistere nella stessa direzione che ha utilizzato la natura per formarla, quindi si è sopportato quella pressione esagerata che gli ha dato la natura, sarà sicuramente in grado di sopportare quella che gli do io nelle costruzioni. Al contrario, non avrà questa resistenza se io agisco in questa direzione. Quindi, ancora una volta, come sono fatte le pietre, quali minerali le costituiscono, quale struttura interna hanno, governano il modo che l'umano deve avere per poterla lavorare, per poterla togliere dalla montagna, per poterla tagliare e per poterla mettere in opera. Perché se la mette in opera nella direzione sbagliata, probabilmente la pavimentazione che andiamo a costruire dopo un anno sarà distrutta e sarà da rifare. Se invece io conosco il materiale, lo metto in opera nel modo corretto, probabilmente ottengo delle strutture che resistono anche centinaia di anni. Migliaia di anni, abbiamo delle strutture in pietra che effettivamente hanno migliaia di anni, pensate a monumenti romani o addirittura egizi come le piramidi, che sono fatte di una pietra ignea intrusiva che si chiama sienite, una specie di granito che è resistita in opera per 3000 e più anni. Vuol dire che chi l'ha scelta, chi l'ha lavorata, chi l'ha messa in opera, sapeva il fatto suo, insomma, e conosceva il materiale che stava utilizzando. Quindi abbiamo fatto una carrellata per capire di che cosa sono le rocce, che tipi di rocce ci sono, qual è la loro natura, la loro storia. Passiamo adesso dalle rocce alle pietre naturali, cioè abbiamo detto che ogni pietra naturale è una roccia, ma non tutte le rocce possono essere una pietra naturale, perché solo quelle che hanno certe caratteristiche possono essere tagliate, lavorate e messe in opera. Il commercio delle pietre naturali segue delle regole un pochino diverse da quelle scientifiche. Le pietre naturali, come abbiamo detto, sono materiali da costruzione e sono eterogenee. Cioè la loro, come le rocce, essendo delle rocce, la loro composizione non è costante. Quindi la peculiarità del materiale pietra naturale è che rispetto a qualunque altro materiale di costruzione, non essendo stato costruito, ma essendo semplicemente stato cavato dalla montagna e tagliato, non ha caratteristiche tecniche e composizione che scelgo io, perché gli ingredienti non li ho scelti, li ho lasciati dalla natura. Come sono, la devo utilizzare. Quindi per poterle scegliere, utilizzare, lavorare, le devo conoscere, non le posso trasformare a mio piacimento, sono loro che comandano il metodo di lavorazione. Quindi possiamo avere variazioni di composizione, di aspetto, di struttura, di colore, di proprietà tecniche, non solo tra pietre diverse, ma anche all'interno della stessa pietra, cioè la stessa pietra in un punto può avere caratteristiche leggermente diverse da quella che ha un metro più avanti. Questo non è né un limite né un difetto, è una peculiarità del materiale che però deve essere conosciuto, cioè non ci si può improvvisare. Anche solo per posare un pavimento in pietra
non vi è la stessa facilità che c'è nel posare un pavimento in cotto piuttosto che in piastrello. Perché? Perché piastrelle sono tutte uguali. Perché se io scelgo una piuttosto che un'altra non cambia niente. Col materiale pietra non è così. Il posatore di pietra deve conoscere il materiale, ci saranno dei pezzi che devono essere scartati, ci saranno dei pezzi che vanno meglio in certe situazioni e non in altre. Bisogna lavorarci seriamente. La garanzia è che se conosco bene il materiale, conosco bene il modo di lavorarlo e di posarlo, probabilmente la durata del tempo che ha un manufatto in pietra non è assolutamente paragonabile a nessun altro materiale da costruzione. Cioè nessuno dei materiali da costruzione che stiamo utilizzando oggi sarà ancora qui tra 3.000 anni come sono i blocchi di siepe che compongono le piramidi in Egitto. Okay? Cioè una resistenza così nel tempo non ce l'ha nessun altro materiale da costruzione, a condizione però di saperlo scegliere, lavorare e impiegare il lavoro. In ogni caso, indipendentemente da quale utilizzo decido di farne, la pietra deve rispondere a due funzioni principali. Una è estetica, cioè in funzione del gusto personale che la sceglie, in funzione dell'ambiente in cui la devo mettere, quindi deve avere le caratteristiche visive. E una tecnica, cioè in funzione della destinazione d'uso devo scegliere il materiale che ha le prestazioni tecniche che a me servono. Cioè devo fare una piazza in Valle d'Aosta, probabilmente devo scegliere un materiale lapideo che sia resistente al gelo. Vado a fare la stessa piazza a Marrakesh, probabilmente questo non è un problema, ci sarà un problema diverso. I sali, la sabbia, altri agenti atmosferici che vanno a influire sul mio materiale. Quindi quando io scelgo un materiale devo già sapere dove vado a posarlo. Anche qui non stiamo parlando di ceramica, va bene per qualunque uso, qualsiasi destinazione. No, a seconda del tipo di utilizzo che devo fare, devo conoscere il materiale che vado a utilizzare. Quanti tipi e che tipi di pietre naturali conosciamo? Vi dicevo all'inizio, quando stavamo presentando le diverse tipologie di rocce, che la nomenclatura commerciale è diversa da quella scientifica. Mentre quella scientifica si basa sulla storia che ha avuto la pietra, quella commerciale si basa su altre peculiarità. Spesso i nomi sono di fantasia o di consuetudine che a volte possono anche essere fuorvianti, cioè molte volte a livello commerciale si chiama marmo un qualcosa che scientificamente marmo non è. Questo non vuol dire che non va bene, ma anche qui occorre studiare, imparare e correlare, cioè io devo sapere che quello che mi sta vendendo quel signore chiamandolo marmo magari è un calcare, okay? Perché le sue caratteristiche tecniche poi possono cambiare. Quindi normalmente, ad esempio, noi che abbiamo un laboratorio che si occupa di caratterizzare i materiali lapidei, quando si dà una scheda tecnica del materiale si dà al cliente sia il nome commerciale che il nome scientifico. Questo perché possa acquistarlo, chiedere dei preventivi eccetera sul mercato delle pietre naturali, ma allo stesso tempo sappia dal punto di vista tecnico che cosa sta utilizzando, che cosa sta andando ad acquistare. Come terminologia commerciale riconosciamo tre categorie principali: i marmi, i graniti e le pietre. Di fianco vedete il mercato, che cosa intende per marmo, per granito e per pietre. Cioè nei marmi abbiamo anche i calcari, le grecce, i conglomerati, cioè un qualcosa che non è cristallino, è una roccia sedimentaria, mentre abbiamo imparato prima che il marmo dal punto di vista scientifico sarebbe una roccia metamorfica, non sedimentaria. E attenzione, perché le caratteristiche tecniche dei due materiali sono molto diverse. Quindi dobbiamo essere consapevoli che se io vado
dal marmista, tra l'altro marmo è entrato un po' nella, nell'uso comune per identificare un po' tutte le cose, no? Mi sono fatto il piano cucina in marmo, il piatto doccia in marmo, vado dal marmista, come se tutte le pietre fossero marmo. In realtà, dal punto di vista commerciale è vero, dal punto di vista tecnico-scientifico non lo è. Normalmente, per rendere le cose più semplici, ricordatevi che il nome marmo è tendenzialmente dato a tutti quei materiali che sono facilmente lucidabili, cioè che con una semplice abrasivo io riesco a rendere lucidi come superficie. Questo perché quando si è iniziato a lavorare la pietra non c'erano utensili abrasivi così forti per rendere lucido anche i graniti e le pietre, materiali tendenzialmente più resistenti. Okay? Quindi tutto ciò che veniva trovato, magari chi lavorava il sasso non era uno scienziato, quindi non sapeva distinguere la natura della roccia, vedeva che uno si lucidava, un altro no, ok, questo è un marmo, questo è un granito, dal punto di vista proprio molto pratico. Questo ci dice che sicuramente i marmi sono materiali più teneri dei graniti, ma dal punto di vista scientifico non ci dice nient'altro. Per questo è importante, quando si sceglie o si lavora una pietra, rivolgersi non solo a un operaio, ma anche a un tecnico, che può essere un laboratorio, un progettista o qualcuno che conosce i materiali. Prima di scegliere se mettere quel tipo di pietra che ci piace tanto in cucina o in bagno, cerchiamo di capire se è adatto per quell'uso lì. Non è detto che lo dobbiamo sapere noi, ci sarà sicuramente un tecnico che è in grado di dirci se quel materiale nel tempo si macchierà, assorberà l'olio, si rovinerà, si potrà pulire col via cal oppure no, e via così. Ad esempio il via cal, che è via il calcare, utilizzato sul marmo o sul calcare, non porta via solo lo spugno, porta via anche il marmo e il calcare. Attenzione, i prodotti per la pulizia, alcuni vanno bene per certi tipi di materiale, altri no. Qui c'è una carrellata, giusto per farvi capire, questi sono un po' di tipologie di marmi, marmo in senso commerciale, è costituito principalmente da carbonato di calcio, poche altre sostanze, ha una durezza medio-bassa, abbiamo detto prima, quindi i marmi si lucidano facilmente, non sono molto resistenti, e attenzione, reagiscono chimicamente con gli acidi, cioè non utilizzate mai un prodotto aggressivo acido per pulire un marmo, quindi se avete un materiale, marmo inteso come roccia che contenga del carbonato di calcio nella vostra casa, non utilizzate il via cal, non buttateci sopra la Coca-Cola, non tagliateci sopra i pomodori, non utilizzate tutte quelle sostanze che potrebbero mangiarsi. Però nulla vieta di pulire ad esempio con la candeggina oppure con l'ammoniaca, che sono vero aggressivi perché attaccano, ma non sono acidi, sono l'esatto opposto, sono le sostanze basiche. Quindi un carbonato di calcio non viene mangiato dalla candeggina, ma viene mangiato dal piacal, dal pietril, da queste sostanze che tendenzialmente sono acidi. Questo non succede con i graniti. I graniti si intende principalmente il granito, nel vero senso della parola, dopo lo vediamo, ma anche tutte le rocce metamorfiche derivanti dai graniti, tutte le rocce magmatiche o ignee, come si voglia, che siano sia intrusive che effusive. Quindi tutto ciò che si è formato dal raffreddamento di un magma, come abbiamo visto prima, non è attaccabile dagli acidi. Quindi lo posso pulire tranquillamente, lo posso trattare, lo posso lucidare. Anche qui avete alcuni esempi di materiali, vedete grandi diversità di colori, di grana. Un altro gruppo che vi può capitare sono i travertini, famosissimo il travertino romano, se andate a Roma il 90% delle costruzioni sono fatte in travertino, anche il travertino è un carbonato di calcio, in questo caso una roccia sedimentaria chimica, una deposizione di un cemento, carbonato di calcio, anche qui niente.
particolarmente acidi, debolezza, si graffia facilmente. Il materiale è abbastanza delicato, ma se trattato nel modo corretto resiste per migliaia di anni. Roma è lì da vedere. Le ardesie, magari le teniste sui tetti di qualche abitazione particolare o sulla classica lavagna a scuola. In questo caso sono rocce silicatiche ma metamorfica. La peculiarità è la grana molto molto fine, cioè i costituenti sono piccolissimi, non si vedono a occhio nudo. Questo permette di lavorarle anche in lastre estremamente sottili, come vedete. Che chiamiamo questo spessore così limitato nelle altre tipologie di rocce non è ottenibile. Queste si rompono a spacco così, con una semplice martellata. Se provo a farlo su un granito mi trovo una chiave per terra. Quindi conoscere il materiale di partenza serve anche a capire cosa posso realizzare. Arenarie, conglomerati e brecce, stiamo parlando di rocce sedimentarie, ma attenzione perché possono essere cementate da un cemento carbonatico o da un cemento siliceo. Se fosse da un cemento carbonatico ritorniamo al problema di prima. È lucidabile, ma probabilmente con gli acidi si rovina e magari si apre anche perché mi mangia il cemento che mi tiene insieme i grani. I basalti fanno parte invece di quelle rocce ignee effusive, quindi ritrovate in prossimità di qualunque vulcano. Il basalto dell'Etna è una delle pietre abbastanza famose in Italia. Peculiarità molto spesso sono quei buchi, quei vapori che sono dovuti al gas, ricordate prima che fuori esce. Materiali molto particolari, questi sono di origine chimica, di deposizione chimica, sono gli ionici, sono materiali quasi trasparenti, una delle peculiarità è proprio questa, sono molto delicati ma se tagliati sottile hanno la possibilità di far passare la luce. Caratteristica estetica molto, molto interessante. Anche loro però sono di carbonato di calcio, quindi attenzione, perché anche loro estremamente delicate, attaccabili dagli acidi. In questo caso sono materiali utilizzati più che altro per abbellire, è sconsigliato utilizzarli magari in un piano cucina piuttosto che in un piano bagno o piuttosto che in una pavimentazione, perché la resistenza meccanica e la resistenza agli acidi è molto bassa. Abbiamo poi i porfidi, il porfido lo conoscete, il classico San Pietrino con cui vengono fatte le pavimentazioni, piazze, eccetera, tipico in Italia è quello del Trentino, tanto che quel tipo di lavorazione si dice una piazza fatta in porfido, anche se poi il materiale utilizzato magari non è porfido, però è entrato talmente tanto nell'uso comune che lo riconosciamo il porfido da quel tipo di impiego. Materiale estremamente resistente, magari non bellissimo da vedere, quindi viene utilizzato più spesso negli esterni che negli interni, però il suo dovere, ad esempio, nelle piazze lo fa. Questo anche grazie al fatto che, siccome deriva da colate lariche, spesso si rompe in cava automaticamente in spessori da 8, 10, 15 cm. Che sono proprio gli spessori che noi utilizziamo per fare la piazza. Quindi di fatto la semplicità di lavorazione e il poco tempo necessario per romperlo ha favorito il suo impiego per una certa tipologia di utilizzo. Cioè in automatico vengono fuori delle lastre di pochi centimetri che vi basta rompere così per avere il cubetto. Questo grazie alla sua formazione. Direi che come carrellata ci fermiamo qua. Adesso direi due parole sul turbanatosi ossola e poi guarderei i materiali che vi ho portato. Non so neanche che ora abbiamo fatto. 5:20. Ok. Mi fermo solo un attimo se avete magari qualche domanda, curiosità, qualche dubbio su quello che vi ho detto fino adesso. Sono stato abbastanza chiaro, forse troppo.
Non c'è un'immagine di serpentini? No, non ce l'ho. Perché mi sembra di avere da qualche parte che è l'unico tipo di mano che si trova nel nostro pianino. Sì, 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 lo rispondo io. Posso rispondere? Sì, nel nostro Appennino si trova tuttora delle serpentiniti che sono di queste rocce vulcaniche di antichi oceani inglobate all'interno della catena appenninica quelli più pregiati, più belli sono stati impiegati anche nel cimitero storico di San Cataldo. E la cava del cimitero storico la si trova nella, in Val Ospitale, lì sotto Remmo. Sì. C'è un frammentino piccolo, sarebbe questa cosa qua. Quello che aggiungerei è questo. Viene chiamato marmo, come lei giustamente la chiama. Esattamente, mi riallaccio esattamente quello che dicevo prima. Commercialmente è un marmo, cioè tutti lo conoscono come un marmo. Dal punto di vista scientifico non c'è nulla di più lontano da un marmo di una serpentinite, che è un materiale che col carbonato di calcio non ha niente a che vedere. Infatti molti marmi verdi sono gli unici che non hanno il carbonato di calcio, sono delle rocce oceaniche. Sono rocce ignee intrusive, quindi sono silicatiche. Eppure, siccome sono morbide, sono lavorabili, sono lucidabili e si comportano dal punto di vista tecnico come un marmo, dal punto di vista commerciale è il marmo verde. Però è una roccia che è con il marmo, cioè non è una roccia che si è sedimentata, è una roccia che si è raffreddata, quindi è molto molto diversa. Scusa, poi chiedo una seconda cosa. La cava, il materiale è stato utilizzato per i nuovi minacci, è stata scoperta nel 2003, perché il romanico lombardo non riesce a essere normale, perché non se ne trovava in bocca, se non ricordo male. Allora, a differenza del romanico toscano, invece che tutto bello ritornato prima di marmo. Sì. Allora, diciamo che il Verbano Cusiossola non è famoso per il marmo, nel senso che le nostre rocce sono principalmente graniti e rocce granitoide. Abbiamo due cave di marmo, che sono una, questa della Veneranda Fabbrica del Duomo, e una la cava del Palissandro, che dopo vedremo il materiale. La difficoltà era anche nella quantità, nel modo di escavazione, nel trasporto, eccetera. Nelle Alpi Apuane il marmo c'è sempre, no? Ce n'era una quantità esagerata. Tendenzialmente l'uomo ha sempre utilizzato il materiale che trovava più facilmente a disposizione. Quindi perché qui si è usato il marmo? Perché là si è usato il granito? Perché lì c'era il giacimento di granito? Effettivamente a un certo punto è stato scoperto un giacimento di marmo in una zona dove si pensava non ci fosse, perché nel Verbano Cusiossola non c'era, e grazie al fatto che proprio in quel periodo si era reso navigabile il fiume Toce, il Lago Maggiore, il Ticino e tutti i navigli, è diventato più comodo ed economico far arrivare il marmo dal Verbano Cusiossola invece che dall'Appennino Toscano, che sarebbe dovuto arrivare invece a Spada. Invece le vie d'acqua che hanno collegato il nord del Piemonte a Milano, e c'è sebbene noi siamo in Piemonte, c'è un grossissimo legame con la cultura lombarda, perché siamo vicinissimi grazie anche a queste vie di trasporto preferenziali. E questo ha fatto sì che da lì è iniziato, era facilmente portabile al fiume, perché la cava prima il Toce, la Toce, che è il fiume che passa proprio sotto la cava, quindi era anche molto facile perché portavano a valle e mettevano sulle chiatte, arrivavano al Lago Maggiore, attraversavano tutto il Lago Maggiore, prendevano il Ticino fino ai Navigli e poi fino a Milano. Ma ci hanno messo secoli questo luogo, quindi pezzettino per volta, adesso appunto lo stanno un po' preservando per se vi capita di venire nel Verbano Cusiossola. Io poi vi lascio i miei riferimenti, eventualmente mi contattate,
ci sono ancora degli artigiani che ancora a mano oggi, e solo esclusivamente a mano, rifanno ogni anno un pezzettino del marmo di Milano. Cioè, purtroppo, essendo il marmo un materiale attaccabile dagli acidi, soprattutto in questo periodo in cui a Milano le piogge acide sono all'ordine del giorno, la manutenzione del duomo è continua, cioè non c'è mai un momento di sospensione. Quindi un conto è fare i blocchetti per fare il muro, ma tutte le statue, tutti gli ornamenti, tutti quegli incredibili lavori che sono stati fatti negli anni vengono ancora fatti oggi a mano, ogni anno, per sostituire alcuni pezzi da questi artigiani che lavorano solo ed esclusivamente tutto l'anno per il duomo. È a Mergozzo, nel Verbano Musolosso, vicino al Lago Maggiore. Sì. Adesso guardiamo dove. Se vi capita di venire, una visita in queste officine merita, perché dal punto di vista dell'arte è incredibile. Perché lavorano ancora come lavoravano nei secoli scorsi. Arrivederci, buonasera, grazie. Vediamo dove siamo. Piemonte, quell'angolino là in cima è Verbano Musolosso, la provincia del BCO, nata una ventina d'anni fa, prima eravamo parte della provincia di Novara, quindi estremo nord dell'Italia. Giusto per, se non ci siete mai stati, territorio tendenzialmente montano, nella parte bassa c'è il Lago Maggiore, le isole Borromee. Quindi anche la Valsesia? No, la Valsesia è di qua. La Valsesia è qua. La Valsesia è di Vercelli. La Valsesia è qua. Questa è la provincia di Novara, questa è la provincia di Vercelli, e la Valsesia è qua. Quindi diciamo c'è un passo. Noi abbiamo il versante nord del Monte Rosa, la Valsesia è il versante sud. Alagna è in Valsesia, ma Cugnaga è dalla parte di qua, quindi in Val d'Ossola. Questa è la Val d'Ossola, quindi una stretta lingua di terra pianeggiante all'interno di montagne molto, molto alte e scoscese, tipico del paesaggio montano, il Lago Maggiore che sicuramente conoscete, giusto per rendervi conto di dove siamo. C'è anche il Lago d'Orta, no? C'è il Lago d'Orta che è il Cusio, cioè il Verbano è il Lago Maggiore, il Cusio è il Lago d'Orta e l'Ossola è la parte alta della provincia. Vedete catena montuosa, molto giovane, tutto sommato le Alpi si sono formate ragionando in tempi geologici in ere molto, molto recenti, in periodi geologici molto recenti. Questa particolare conformazione di una valle molto incisa all'interno di una struttura alpina recente e molto elevata ha generato una distribuzione geologica molto molto particolare, cioè è il punto delle Alpi, la Val d'Ossola, quindi l'alto del Vano Geossola, unico all'interno di tutta la catena alpina per vedere le strutture delle Alpi più profonde, cioè i Val d'Ossola e i geologi studiano da sempre praticamente, ci sono solo lì sono stati in grado di trovare delle informazioni per risalire ai movimenti che hanno generato le Alpi, quindi dal punto di vista geologico è un paradiso, mettiamo così. Come potete vedere in questa sezione, che è una sezione geologica, entriamo nel dettaglio, ma vi accorgete che sono messi vicini tutta una serie di colori diversi, ognuno di questi rappresenta un tipo di roccia diverso, sono riusciti ad accostarsi grazie proprio ai movimenti tettonici che hanno formato le Alpi, quindi all'interno di una superficie tutto sommato poco estesa, perché la Val d'Ossola saranno 50 km, 100 km in tutto il Verbano di Ossola, abbiamo una varietà di materiali lapidei incredibile, elevatissima. E quindi a differenza di zone come possono essere le Alpi Apuane, dove c'è sì il marmo, ma c'è solo quel marmo lì,
Nel verbale cusilossola abbiamo una varietà di materiale elevata, magari di meno pregio, nel senso che sicuramente il marmo di Carrara è il più famoso nel mondo del servizio del vero e dei nostri graniti, però il numero di pietre che noi abbiamo a disposizione è estremamente elevato. E qui avete mappa, diciamo, geologica che evidenzia questa cosa qua. Ogni colore è un materiale diverso. Grazie a questo, se questa è tutta la nostra provincia, questa è la Maggiore, di qui c'è il Cusio e di qua la Valdossola, ogni zona è tipica per l'estrazione di materiali diversi. La parte bassa, quindi diciamo il Verbano, Maggiore e Cusio, è famosa per l'estrazione dei graniti chiamati graniti dei laghi, granito rosa di Baveno, granito bianco di Montorfano, granito bianco di Baveno. Man mano che saliamo abbiamo un materiale che si chiama Beola, che è una roccia metamorfica a grana abbastanza fine, adesso lo vediamo. La parte nord è quella dei Serizi, anche qui stiamo parlando di materiali metamorfici, prima erano dei graniti, si sono trasformati in questo materiale che chiamiamo Serizio, che ha una grana maggiore. E poi abbiamo delle lenti che ci hanno regalato due marmi, il marmo di Candoglia, che è quello del nome di quella prima, e il marmo di Crevola, o marmo Palissandro, che è l'altro materiale che adesso vediamo. Quindi all'interno di un territorio tutto sommato abbastanza piccolo, abbiamo la possibilità di avere graniti, beole, serizi e anche marmi. Quindi la ricchezza dal punto di vista dell'ornamentale del VCO è effettivamente notevole. In più, l'ultima cosa che vi dico, tutte pietre con grandi caratteristiche tecniche, quindi molto resistenti, a parte i due marmi non calcare e quindi resistenti agli acidi, ottimi per le costruzioni interno e esterno, resistenti al gelo. La Valdossola, non per niente, solamente Brillant, è chiamata la Valle di Pietra, perché tutte le costruzioni antiche sono fatte in sasso, tetti compresi. Direi che come presentazione io finisco qui. Lascio come promesso i miei riferimenti, se per caso, per qualsiasi curiosità anche voleste scrivermi, per farlo, non c'è problema, e ci trasferiamo magari 10 minuti là, vi faccio vedere i materiali e poi vi lascio andare per tornare alla prossima. Questo è il marmo di Crevola, tutto dalla stessa cava, ma come vedete aspetto estetico molto diverso, sebbene il materiale sia costituito dallo stesso carbonato. Non cambiano le caratteristiche tecniche, cambia solo l'aspetto, che è dovuto a delle piccole inclusioni di minerali accessori che danno semplicemente colori, venature, eccetera. Ma al 99% è carbonato di calcio magnesio. È un materiale, è un marmo a tutti gli effetti. In questa zona invece avete beole e serizi. Sono degli gnais, che vorrebbe dire che ai tempi erano dei graniti, come quelli là, sono stati metamorfosati, quindi sono rocce metamorfiche, che gli hanno dato delle particolari strutture che potete anche riconoscere, soprattutto in costa, vedrete che hanno una separazione tra livelli più chiari e livelli più scuri. Quindi quello di cui parlavamo anche prima. Metamorfiche perché sotto quale pressione? Sotto alta pressione e temperatura. Sostanzialmente quando ha iniziato a corrugarsi sotto la spinta delle placche, no, che hanno costituito la catena alpina, questi materiali sono stati molto stressati, molto schiacciati, questo ha creato anche un'alta temperatura. Le temperature sono variabili, nell'ordine di centinaia di gradi.
gradi, però variano da zona a zona e danno degli aspetti poi alla pietra diversi, no? Ma comunque tutte hanno questa caratteristica di divisione in bande, in piani, che ne facilitano da un lato la lavorazione, perché voi potete immaginare che anche all'interno di una montagna, se io ho delle bande ben definite, meno resistenti, proprio lungo quelle direzioni lì riuscirò a tirare via il blocco della montagna. Quindi questo facilita la lavorazione del materiale. E poi anche dopo, quando lo dovrò andare a lavorare, è più facile tagliarlo in lastre. Quindi è meno resistente? È meno resistente nelle direzioni, in questa direzione, no? Cioè abbiamo visto prima che è come se lui fosse stato schiacciato così. Quindi lungo questa direzione la resistenza è paragonabile, se non maggiore, perché è stato anche schiacciato. In questa invece, dove si sono creati questi livelli, è facile che anche con una semplice martellata io riesca ad aprire il materiale. Quindi questo è utile per la lavorazione, perché facilita la lavorazione in lastre. Sì, sì. Ma è fondamentale da tenere in considerazione quando poi il materiale viene posato. Cioè, questa lavorazione, ad esempio, che è particolare, viene detta al contro, nel senso che è tagliata esattamente al contrario di come normalmente si fa. Perché qui riusciamo a riconoscere in questa direzione le bande. Questo vuol dire che questa è la direzione di minor resistenza. Una piastrella fatta così potrebbe rompersi più facilmente di una tagliata nell'altro verso. Allo stesso tempo però dà un aspetto estetico completamente diverso, per cui capita che con questa lavorazione ci facciano i cordoli del battiscopa, non so, il contorno degli infissi, insomma, rivestimenti dove l'aspetto meccanico non è importante, però cambia l'aspetto estetico, quindi magari utilizzando la stessa identica pietra in due lavorazioni diverse è come se io avessi due materiali diversi all'interno della stessa struttura. Strano che non ha fatto vedere sul pezzo di ardesia, con tutta l'ardesia. Ma allora, l'ardesia noi in Valdossola non l'abbiamo. Ah, non l'avete? Il nostro penile si deve. Le pietre che formano i tetti della Valdossola sono beole e sono questi materiali qua. Ah, voilà. Che si lavorano molto facilmente a spacco, come abbiamo detto prima, quindi. Ma a differenza dell'ardesia, se ne va a vedere i tetti da vicino, i nostri materiali hanno spessori così, quindi sono dei tetti che hanno anche un peso incredibile, tanto che addirittura sembra che dal punto di vista strutturale fosse il tetto a tenere insieme la casa, cioè invece di fare fondazioni che davano struttura, è il tetto costruito in un certo modo che tende a tenere insieme la casa, cioè la struttura lignea del tetto è fatta apposta perché il peso delle piote, vengono chiamate così, garantisca anche la resistenza strutturale delle pareti, perché erano fatte tutte secco ai tempi, non c'erano, se va a vedere una casa antica della Valdossola, tra un sasso e l'altro si vede fuori, così come tra le tegole del tetto. Sì, i valser c'entrano qualcosa? No? I valser c'entrano, i tetti li facevano così. La differenza tra il valser e la tradizione ossolana è che i valser usavano molto anche il legno. Quindi facevano la parte bassa della casa in legno e il tetto in pietra. E poi, altra peculiarità, tendevano ad alzare il pavimento con dei funghi per l'umidità, topi, umidità, e animali, sicuramente. Sì. Quindi è una contaminazione, perché i valser sono arrivati in Valdossola dalla Germania e dalla Svizzera tedesca, dal Vallese, in tempi in cui comunque c'era già una cultura di costruzione in Valdossola. Quindi la contaminazione tra i due ha dato origine a queste case particolari. Niente, dategli un occhio, qui vi accorgete anche toccandoli, se volete, ad esempio questo o questo o questo, che lo stesso materiale, anche dal punto di vista poi della lavorazione superficiale, può diventare diverso solo perché è lavorato in modo diverso. Questi sono lucidi, questo qui è spazzolato, questo è rotto a spacco, è anticato, quello là è più rustico. Quindi può essere più o meno
scivoloso. Non c'è uno che ha detto quello di Cannoglia, non c'è. Quello di Cannoglia non c'è perché non lo posso avere, ma nel senso che se lo tengono loro. Ah sì? Però esatto, assomiglia molto a questo qui. Questo viene dall'altra parte della valle, esattamente in corrispondenza della cava di Cannoglia. Siccome la vena di marmo arriva dall'altra parte, avevano aperto una piccola cava anche di là, ma molto piccola, però il materiale è questo. Ma sempre la vena della fabbrica? O... No, questo era un privato che aveva aperto una cava, ma poi il giacimento era abbastanza piccolo. Ma il materiale è questo, e questo qui è un pezzo di duo. È un aspirante. È un aspirante. Qua ad esempio l'ho portato anche giusto per vedere quello che vi dicevo prima, la differenza tra un granito, no? Molto omogeneo in cui non si vedono strutture eccetera, e una roccia che deriva dal granito, che è una roccia metamorfica, sono quelle di... dove è estremamente evidente, ma la composizione chimica e mineralogica, adesso il colore no, ma... Sì, sì, no. Perché è proprio evidentissimo. Ok. Tecnicamente il marmista questo lo chiama ghiandone. A volte sì, quando questi, si vedono questi nuclei, quando questi occhi, questi nuclei di fespato sono molto evidenti, a volte lo chiamano anche ghiandone, sì. Poi ai tempi c'era anche un granito verde che adesso non cavano più, ma oltre a questi qui c'era anche questo. Dal punto di vista chimico sono tutte la stessa roba. Cambia il colore del fespato per delle impurità chimiche che contiene e dà il colore diverso al materiale.